Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Gio. Ci ritroviamo su Genshin Impact dopo parecchio tempo a dire la verità, dato che non sto trattando più Genshin così come lo trattavo prima, ma ci sto semplicemente giocando for fun con i ragazzi su Discord, streamiamo ovviamente le nostre partite su Discord e condividiamo il tutto lì. Capita raramente che ormai lo possa portare su Twitch, anche perché sapete benissimo che mi sono completamente distaccato da qualsiasi forma di intrattenimento che riguardasse Genshin. Detto ciò, per oggi voglio fare una cosa simpatica, dato che la scorsa volta l'idea era stata anche abbastanza apprezzata, dei pull che ho fatto sul banner per ottenere Rosaria, ho deciso di riportare lo stesso format, questa volta però con lo Shogun Raiden, che praticamente è entrata a far parte del gioco a partire da ieri, ufficialmente da ieri. Io infatti ho pullato ieri, ho sistemato il video e oggi appunto ve lo propongo sotto questa chiave, diciamo, di sintesi come ho fatto la scorsa volta. Qui nel frattempo mi potete vedere alle prese con il mio rito di sacrificio, che comprende appunto lanciare Amber dalla statua dell'Archon, in questo caso dall'Archon elettrico, dato che appunto dobbiamo pullare per Baal. Mi sembrava l'idea più opportuna. Solitamente lo faccio dalla statua di Mostad Anemo, questa volta invece mi sembrava più opportuno farlo dalla statua dell'Archon di Inazuma. Poi, ovviamente, con il mio Zongone, quindi un secondo Archon, giustamente per richiamare, no? La divinità con la divinità, ho deciso appunto di scalare la statua e iniziare a pullare. Fortunatamente Baal in realtà ce l'avevo garantita, dato che comunque nello scorso banner, ecco, qui nel frattempo potete ammirare la composizione dell'unicorno del nostro Archon proprio per richiamare la nostra fortuna. Come vi stavo dicendo, Baal fortunatamente ce l'avevo garantita nella scorsa batch, quindi negli scorsi banner, ho avuto la sfortuna, tra virgolette, di non trovare il personaggio di Yoimiya, ma ho trovato praticamente Jhan con la sua C1. Quindi trovando Jhan con la sua C1 mi sono praticamente garantito il personaggio su questo banner. Tra l'altro Yuimiya neanche mi interessava tanto, ho pullato semplicemente perché stava a 0 e volevo assolutamente ottenere Yanfei. Quindi diciamo che il mio è stato anche un colpo di fortuna da un certo punto di vista, anche perché ho sculato praticamente il 5 stelle. Praticamente prima del PT, quindi già dopo, se non ricordo male, 40 pull, ero riuscito praticamente ad ottenere il personaggio 5 stelle. Qui invece, come potete vedere, sto continuando a fare le pull da 10, pull da 10 che comunque mi convenivano, anche perché con Baal è uscita Sara, quindi un nuovo personaggio 4 stelle che tecnicamente mi avrebbe fatto comodo magari in un modo o nell'altro. Non mi piace tantissimo perché anche lei è l'ennesimo personaggio con l'arco. Io personaggi con l'arco solitamente non li utilizzo tantissimo, tranne gli unici due casi che sono Ganyu e Venti, semplicemente perché loro sono fortissimi e hanno questa meccanica di Venti che può spammare praticamente Elemental Skill e Burst come se non ci fosse un domani, e invece di Ganyu con il fiore che distrae i nemici e quindi mi permette comunque di essere più aggressivo dal punto di vista dei danni e riuscire a mirare meglio, eccetera, eccetera. Baal ovviamente la pullo perché è elettro, la pullo perché è stupenda come personaggio, come concept e come forma estetica. Io ormai su Genshin non pullo tanto per la potenza o le fantomatiche tier list, ma pullo semplicemente se un personaggio mi piace, non mi piace, i contenuti li riesco a completare senza troppe difficoltà. E qui, come potete vedere, finalmente arriva il mio personaggio 5 stelle garantito. Xianling, tra l'altro, stalker pazzesca che mi ha letteralmente dissanguato all'interno di queste pull, però fortunatamente eccola qua, Raiden Shogun che si presenta in tutta la sua bellezza, che ha deciso appunto di fare capolino all'interno del mio profilo. Era garantita, quindi sono andato abbastanza tranquillo. Il mio problema nasceva adesso, perché io appunto dovevo pullare sul banner delle armi.
Non avevo praticamente niente messo da parte per le armi, perché l'ultima spada che appunto avevo trovato era stata quella di Eula. Quindi io diciamo che nel banner armi non ho pullato fino a non ho pullato da Eula. Mentre invece adesso la lancia comunque per Baal mi interessava parecchio. Quindi ho deciso fondamentalmente di andare deep, quindi sprecare tutte le mie risorse anche per quanto riguardava la lancia. La lancia purtroppo non avevo niente di garantito, quindi stavo combattendo fondamentalmente con il 50 e il 50, e quindi vedremo insieme se sono riuscito ad ottenere la lancia per il mio personaggio oppure sono rimasto fregato e ho beccato l'ennesimo spadone che al momento non utilizzerei su nessuno. Per quanto riguarda il pull delle armi, diciamo, è interessante anche pullare delle volte su questo banner, perché comunque, come potete vedere, possono apparire praticamente anche i personaggi. Sayu, che praticamente ho skippato, o Diona, che sto cercando comunque di costellare nel miglior modo possibile, in un qualche modo poteva farmi il favore e spuntare da questo banner, ma ovviamente i personaggi 4 stelle all'interno di Genshin sono più rari dei 5 stelle, così come è successo la scorsa volta con Tartaglia e con Rosaria, dato che io ho pullato in quel banner per trovare Rosaria e invece praticamente in non mi ricordo quante pull ho trovato una sola Rosaria, o due forse, non ricordo, quindi veramente un disastro totale. Per quanto riguarda invece Sara, praticamente no, avete visto che non ne ho trovata neanche una, perché sono andato a pullare Raiden, dopodiché ho completamente smesso di pullare, però sappiate che una copia sono riuscito a prenderla perché sto continuando a pullare all'interno del banner di Raiden, dato che per il momento non ci sono personaggi che mi interessano nel futuro. Quindi Kokomi la vado a skippare tranquillamente e poi si vedrà effettivamente cosa ritornerà il mese successivo. Qualora dovesse esserci una rerun di Ganyu, io posso risparmiare tranquillamente perché già la possiedo, per cui ho diversi mesi di skip praticamente di fronte al mio account. Io ovviamente non pullo su tutto quello che esce, io conservo e accumulo per diversi mesi e poi scarico praticamente tutto quello che ho accumulato sul personaggio che mi interessa, tendenzialmente cercando sia il personaggio che la sua arma associata. Ho fatto così praticamente per gli ultimi personaggi che mi sono interessati, come Xiao, come Eula, ora come Raiden, e invece per Zhongli sono stato fortunato perché ho pullato direttamente sulla Oma e ho preso praticamente la Oma, quindi credo di avere comunque un parco di personaggi e di armi decisamente interessante. Per quanto riguarda il banner armi, state notando che comunque non sto praticamente sculando niente, sto trovando soltanto spazzatura, perché per me, arrivato a questo punto del gioco con rank 57, questa è tutta spazzatura. Ultime 10 pull che ancora non mi permettono di ottenere l'arma. Cioè io praticamente questa volta per l'arma sono stato abbastanza sfortunato. Per Eula sono stato invece molto fortunato, perché ho trovato inizialmente soltanto la spada, che era la Favonius, se non sbaglio, anzi l'Aquila Favonia, se non sbaglio, che era insieme allo spadone di Eula, e poi successivamente, dopo solo 10 pull, quindi ho fatto praticamente un altro pull da 10, mi era uscito anche lo spadone, quindi là sono stato, diciamo, abbastanza fortunato. Qui invece è proprio sfiga totale, perché addirittura tutte le mie boccette le ho dovute sprecare. Sono dovuto andare allo shop per appunto racimolare altre risorse, che sono quelle che si possono ottenere comunque mensilmente, ovviamente dallo shop in generale e anche dal negozio permanente, dove appunto si possono scambiare i token che si ottengono appunto dalle pool. E ho dovuto praticamente mettere mano a delle risorse tra virgolette extra, quindi ho fatto già 40 pull prima, qui adesso siamo addirittura a 50, perché ho fatto praticamente altre 50, però da questo momento in poi ho detto dovrei essere abbastanza vicino al Piti, per cui cerchiamo di tirarle singolarmente e vediamo che cosa mi esce fondamentalmente, vediamo che cosa mi esce. Quindi chiudo questa pull da 10,
che mi ha dato comunque un Whitsitt, che reputo essere comunque un'ottima arma 4 stelle, probabilmente uno dei catalyst più forti presenti all'interno del gioco, solamente 4 stelle, quindi sono anche contento da un lato di averlo in rate up. Il sacrificial bow che lo stavo cercando, quindi anche su quello ero abbastanza contento poterne ottenere più copie, invece purtroppo ho ottenuto diverse copie di questa Lion's Roar, che è completamente inutile dal mio punto di vista, però come avevo previsto ero vicino al Pity e fortunatamente abbiamo beccato la lancia giusta, quindi sono stato abbastanza fortunato perché la lancia era ovviamente ciò che mi interessava principalmente, dato che voglio utilizzare anche Raiden all'interno del mio party. Adesso diciamo che ho un party bello tosto, come si suol dire, perché per chi non lo sapesse io gioco fondamentalmente Zhongli, Eula, adesso metterò Raiden al posto di Fischl e poi come ultimo personaggio ho Diona che sto cercando di alzare in maniera costante, solo che purtroppo non ci riesco. Purtroppo non riesco ad alzare Mona, non la riesco, Diona, non la riesco a trovare da nessuna parte. E quindi purtroppo la situazione mi costringe a essere un po' più restio per quanto riguarda i pull. Qui mi erano rimaste ancora delle risorse, quindi ero un po' indeciso effettivamente su cosa fare, perché in realtà volevo anche Sara. Volevo Sara e stavo cercando un modo per poter riottenere Primogems e andare avanti appunto nel pullare Sara. Pullare Sara che sembra essere praticamente latitante in una maniera pazzesca, perché ripeto, cioè i personaggi 4 stelle sono più rari dei 5. È assurda questa cosa, è veramente assurda. Ho trovato comunque un sacco di Xia Ling e di Sucrose, che comunque Xia Ling avevo già la C6, quindi tutto di guadagnato per altre pull. Sucrose fortunatamente adesso sono riuscito a portarla, se non sbaglio C5 o addirittura C6, quindi va benissimo per quanto riguarda Sucrose, che reputo essere comunque un anemo assolutamente valido. Io sento anche dire in giro spesso e volentieri il 20 dei poveri o comunque un 20 di seconda mano, ma in alcuni casi secondo me Sucrose è anche meglio di 20, e io lo posso dire sinceramente perché 20 ce l'ho e ce l'ho praticamente dal day one. È stato il primo personaggio 5 stelle che ho ottenuto praticamente all'interno del gioco, oltre Mona che mi è uscita praticamente 3 volte in 3 pull di fila, ma questo è un altro discorso. Detto questo, ragazzi, non c'è niente da commentare, abbiamo visto già tutto quello che è stato trovato, tutto quello che non è stato trovato. Vi lascio praticamente alla parte finale di questo video, dove vi faccio vedere le ultime pull, dove appunto ho tentato di trovare Sara, ma come potete vedere avevo soltanto e solo una stalker all'interno del mio profilo che mi ha letteralmente dissanguato tutte le risorse. Detto questo, io spero che le vostre pull siano andate meglio, spero che anche voi abbiate ottenuto ciò che cercavate da queste pull. Adesso si ritorna a conservare per il prossimo personaggio figo, che probabilmente non appena uscirà sarà la signora, che per me rappresenta l'emblema della femminilità, quindi andrò a pullare sicuramente la signora, quindi ci rivedremo molto probabilmente con un video o con una live probabilmente su Twitch, dove andremo a pullare direttamente la signora. Detto questo, vi lascio alla conclusione del video. Io vi ringrazio al solito per essere stati con me, spero che questo piccolo recap, questo piccolo video pull possa essere di vostro gradimento, anche per passarvi magari qualche minutino. E detto ciò, vi aspetto con i prossimi appuntamenti qui su YouTube o sul mio canale Twitch. Trovate tutto in descrizione, c'è anche Discord se volete venire a parlare di Genshin insieme agli altri ragazzi. Io come sempre vi aspetto. Detto ciò, vi saluto e ci becchiamo alla prossima. Bye bye.